È stato realizzato grazie alla donazione di enti ed associazioni anche internazionali e al contributo di 500.000 euro dell'azienda per il diritto agli studi universitari, che si farà carico anche della gestione, il centro universitario polifunzionale di Campo di Pile. Un segno tangibile della solidarietà dimostrata verso il territorio abruzzese dopo il sisma del 6 aprile 2009, ha dichiarato il presidente Chiodi, ma anche il simbolo della rinascita di L'Aquila come città universitaria che punta sugli studenti come risorsa indispensabile per il rilancio socio-economico del capoluogo e dell'intera regione. Il centro polifunzionale è stato realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con l'utilizzo di materiali e impianti che garantiscono il massimo risparmio energetico per un costo complessivo di 1,9 milioni di euro. Si estende su una superficie di circa 900 metri quadrati e contiene una sala mensa per 220 pasti, un'aula multimediale con 28 postazioni informatiche, un ampio parcheggio e aree verdi. L'aula didattica è dedicata alla memoria di Hussein Hamadeh, studente universitario israeliano deceduto a seguito del terremoto. Presente in un clima di grande commozione anche la mamma del ragazzo. Alla costruzione del centro hanno contribuito anche il governo israeliano, l'associazione dipendenti del Ministero degli Affari Esteri, la Banca Popolare di Sondrio, la Coca-Cola Italia, il Comune Campione d'Italia, Sky Italia e l'Università Bocconi di Milano.